Siamo con Ilenia Lucaselli, deputata Fratelli d'Italia e relatrice di questo decreto legge per il rilancio del Sud. Uno degli aspetti centrali è la creazione di una ZES unica. Voi ritenete che questa novità possa rendere più efficace questo strumento? Non solo più efficace, ma darà finalmente quelle risposte che il Mezzogiorno d'Italia aspetta da tantissimi anni, perché una visione unitaria di tutto il Sud vuol dire anche poi investimenti strutturali che non mettano le regioni in competizione fra di loro, ma che invece facciano in modo che poi si possa coordinare il lavoro appunto delle regioni, mantenendo ovviamente le specificità, ma avendo chiaro qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere. C'è una narrazione da parte una contestazione che vi fa l'opposizione dicendo che voi avete dimenticato il Sud. Voi pensando a quest'anno di governo che avete da poco festeggiato, ritenete invece cosa ritenete di aver fatto per il Sud? Beh, guardi, le misure che sono state a favore del Sud in maniera diretta o in maniera indiretta sono in realtà tantissime, perché anche tutte le misure a favore dei giovani, delle famiglie, sono investimenti che vanno a favore del Sud, no? In genere, quando parliamo adesso in questa legge di bilancio, si è immaginato di aiutare le mamme che lavorano, che hanno due o più figli. Ecco, insomma, immaginate quali siano le famiglie che in Italia hanno due o più figli, sono sicuramente le famiglie del Sud, quindi in modo diretto o indiretto il Sud è stato aiutato. È assolutamente, diciamo, pretestuosa la contestazione che fanno le opposizioni, tra l'altro che fanno a un ministro del Sud che viene dal Sud, perché il ministro Fitto è un pugliese doc che è stato anche presidente di regione, quindi il Sud lo conosce veramente molto bene.